Bentornati ad un nuovo appuntamento con il Salotto di Simona Rieti Life. Oggi si è portata in un contesto, come vedete, molto diverso dal solito. Ci troviamo in quel di Antrodoco, al Teatro Sant'Agostino, ed oggi insieme a me ho il grande piacere di presentarvi Beatrice Fazzi. Buonasera, ben arrivata. Grazie. È un piacere averti qui, Beatrice. Grazie. Abbiamo organizzato questo spazio proprio per te. Ti vedo, infatti devo dire che il mio ego è molto solleticato da queste immagini. Immagini bellissime che ci raccontano di una donna innanzitutto molto solare, basta osservare il tuo sorriso. Quando sono arrivata la prima cosa che mi ha colpito è stato proprio il tuo sorriso, poi sì, ho un bravissimo dentista, visto? Poi magari ci passiamo ai contatti, ma al di là di questo è bello proprio osservare questa tua splendida... sei una specie di cosa che è illuminata, non so come definirti, credi negli esseri alieni? No, ma credo di essere radioattiva in certi momenti della mia vita, tipo oggi, con questo tempo, qualche fulmine. Sai perché? Perché il sorriso a volte è una cosa forzata, no? Sì. Ce ne rendiamo conto quando sperimentiamo il nostro vivere quotidiano. Ci sono persone che si sforzano di sorridere, ma non sono sorrisi luminosi come il tuo. E allora, però ci parli in parte di questo... ritrovato splendore, se vogliamo, che non è scontato nella vita, nel tuo bellissimo libro che vorrei far inquadrare al nostro tecnico Luciano Mancini, che tra l'altro saluto e ringrazio per la sua assistenza, Un cuore nuovo, e forse dal cuore nuovo si possono anche sperimentare sorrisi nuovi, Beatrice, non è così? Eh sì, è così, però appunto perché il sorriso è qualcosa che parte da dentro, dal cuore, e non è sempre facile tenerlo acceso, manifestarlo, perché effettivamente è una conquista quotidiana e molti appunto pensano a me come ad una persona sorridente. In realtà sono molto più fatta di chiaroscuri di quanto non si possa immaginare, però è un sorriso sincero che traspare davvero dal profondo quello che si coglie soprattutto quando racconto la mia storia, perché faccio memoria di un percorso molto lungo e accidentato che da un buio nel quale comunque mi sono trovata anche per colpa mia nella mia vita, finalmente poi sono risalita e ho ricominciato a gustare la gioia di vivere, perché ho avuto un'adolescenza un po' burrascosa nella mia città di origine, con la mia famiglia. Non è una storia particolarmente originale, perché poi mi sono resa conto frequentando la chiesa, leggendo la parola di Dio, che nel Vangelo siamo un po' tutti un figlio il prodigo che ritorna. Ecco, quindi anche nel mio caso diciamo che mi sono ritrovata nel buio perché ho voluto fare di testa mia, mi sono allontanata dalle mie radici, dalla verità di me stessa per cercare chissà cosa non si sa, e invece mi sono ritrovata sola e un po' spenta. Però poi ho incontrato sulla mia strada delle persone che mi hanno accompagnata a riscoprire la verità, che oggi per me è Cristo, che dice: io sono la via, la verità e la vita, infatti. E ti ha indicato una strada, un percorso, quasi come sai, sei all'interno di un grande centro commerciale, a un certo punto hai voglia di scappar via perché tutto quel chiasso non lo sopporti più. Il chiasso lo creiamo effettivamente proprio noi, no? Sì, il chiasso perché... lo creiamo, il caos anche, ci ritorniamo volentieri perché è uno dei modi per alienarci dalla nostra realtà, quando sappiamo che c'è una voce che dovremmo ascoltare, ma in quel momento in cui siamo comunque negativi verso noi stessi ci fa più comodo tapparci le orecchie e andare dietro a cose, alla confusione, stordirci un po' in qualche modo, no? Sì, questo mi fa pensare alla bellezza di una parola che si chiama esperienza. Ultimamente non so se è successo anche a te, perché poi a un certo punto ti rendi pure conto che si matura grazie a quei giochi di luce chiaro-oscuro di cui parlavi all'inizio. Le parole hanno effettivamente una vibrazione. Mi rendo conto di quanto sia importante parlare con determinate parole e poi di lasciare anche eventualmente tutto il resto a un silenzio molto dettagliato.
Però l'esperienza che racchiude tutto quel passaggio, un'adolescenza un po' difficile, mi sono persa. Poi però sembra quasi che tutto si ricongiunga ad un disegno particolarmente preciso, non è così? Sì, è un disegno che poi tra l'altro oggi sono certa che ciascuno di noi ha sulla propria vita, perché siamo tutti chiamati a vivere la vita eterna, a vivere da persone felici, compiute, realizzate pienamente in quella che è la nostra vocazione, la nostra missione, qualcosa che soltanto noi possiamo compiere nella nostra vita. Però ad un certo punto queste cose te le dimentichi, forse è necessario, è fisiologico che accada, perché devi arrivarci anche con le tue gambe a certe verità, a certe esperienze. E il problema è che quando sei adolescente l'esperienza per te, che sia brutto, che sia bella, vale comunque la pena di essere vissuta, perché ti sembra quasi che vivere una vita senza esperienze significhi vivere una vita misera, povera, miserabile. E l'inganno nel quale anch'io mi sono imbattuta è stato quello di pensare di dover collezionare esperienze proprio per rendere la mia vita speciale, perché sentivo dentro di me il bisogno di non essere un numero, un'ansia di voler diventare qualcuno, di lasciare un segno, come se volessi realizzare una promessa di bene, di bello, di vero che ciascuno di noi ha, perché nasciamo proiettati verso qualcosa di grande, no? E non sapendo in realtà, ribellandomi alla mia famiglia, un po' delusa dall'ipocrisia degli adulti, un po' perché anche un po' gli adulti avevano fallito nella loro missione educativa nei miei confronti, ho pensato di dover fare cose, conoscere il mondo, che è un po' il peccato originale, cioè quello di volersi mettere al posto di Dio, cioè saper ben discernere cosa sia bene e cosa sia male per noi, essere un po' Adamo ed Eva davanti al frutto della conoscenza, volerlo possedere, non lasciarsi guidare, non essere umili, non sentirsi più figli, ma anche pensare che quel Dio di cui ci hanno sempre parlato in realtà fosse un Dio despota, ingannatore, che ci volesse nell'ignoranza. E allora lì corri a voler essere autonoma, a voler dimostrare di poter essere libera, autodeterminata, con un ruolo nei confronti degli altri che debba essere rispettato, e lì cominci però a fare molti più errori di quante siano le cose giuste. Eh sì, mi rendo conto, sai, anch'io ne ho avuta una di adolescenza molto simile alle sfumature tue, ma sai che c'è? Poi ho pensato che abbiamo anche un bagaglio che si chiama bagaglio energetico. È evidente che tu abbia sempre avuto tantissima energia. Questa poi da qualche parte la devi impiegare, Beatrice. Sì. Allora lì, sai, non credo sia soltanto perché hai avuto dei bravi genitori, hai avuto magari la fortuna di incontrare degli ottimi compagni di classe, insegnanti a scuola, ma è che c'è questa energia dentro ciascuno di noi che ha bisogno di trovare una direzione. E poi a un certo punto ti rendi conto che non è più il caso di non fare questo, di dare. Ah, però se avessi avuto un'altra madre, un altro padre, un'altra compagna di banco, che ne so, cose di questo tipo, ma di vedere i disegni di questa energia che alla fine però ti hanno portato alla più bella delle esperienze, cioè davanti a te stessa. Ecco, c'è stato un momento in cui ti sei resa conto proprio, wow, Beatrice, bellissima. Guarda, l'esperienza più bella che mi ha fatto essere più felice di me in assoluto nella mia vita è stata la maternità, perché io sono stata fortunata diventando madre 4 volte. Ho 4 figli che vanno dai 17 ai 4 anni. Ed è stato un momento molto importante anche perché un po' mi ha ripagato dell'errore più grande che di contro io ho commesso nella mia vita, che è stato quello di rifiutare di diventare madre a 20 anni, perché a 20 anni ho praticato volontariamente un aborto grazie alla legge 194, perché proprio perché la mia energia in qualche modo doveva essere incanalata, avevo pensato bene di innamorarmi di un uomo molto più grande di me, che però al dunque, nel momento in cui gli ho rivelato di aspettare un nostro figlio, se l'è data a gambe. E trovandomi sola
ha vinto su di me la paura, ha vinto l'orgoglio anche, perché essendo stata appunto una ragazza che ha voluto dimostrare la propria indipendenza andando via di casa a 18 anni, un po' rinfacciando ai propri genitori di avere fallito, genitori separati, dicendo che io sarei stata migliore di loro, volendo guadagnare da sola i propri soldi, insomma, avendo costruito un'immagine di me così forte, così contro, sarebbe stato difficile tornare indietro con le pive nel sacco e dire guardate in quale guaio mi sono cacciata, aspetto un figlio da un uomo che neanche mi vuole, che ha passato con me la notte di Capodanno e che quando gli ho detto che aspettavo un bambino suo mi ha risposto al telefono, oh cazzo e mo che fai? E allora presa dalla paura sono andata a chiedere aiuto a coloro che avevo un po' eletto come mie maestre, queste erinni femministe dell'ultima ora che facevano parte del collettivo politico di sociologia all'università che frequentavo nella facoltà di sociologia, il corso di scienze della comunicazione, e mi sono lasciata convincere che quella vita che stava sbocciando nel mio grembo non fosse ancora vita ma solo un grumo di cellule, e forte di questo sono andata con una di loro in un consultorio e ho deciso di abortire, e questa cosa me la sono portata dentro sempre, anche se razionalmente io ho creduto di aver fatto la cosa giusta. Non è una questione di fede, di essersi poi convertita, perché io ho vissuto una vita dopo l'aborto di successo. Non sono una sfigata che ad un certo punto non aveva combinato niente di buono e quindi si è messa alla sequela di Cristo perché il Signore è buono e si raccatta chiunque. No, è stato proprio capire che uccidendo la vita quel giorno dentro di me io avevo ucciso me stessa ed ero diventata io stessa mortifera. Dunque distruggevo tutto quello che anche di bello riuscivo a costruire, perché poi ho fondato un locale di musica dal vivo, ho fatto film, ho fatto a teatro degli spettacoli molto belli, ho comprato una casa con i miei soldi. Niente di tutto questo è riuscito a riempire quel vuoto che mi portavo dentro da quel giorno, e finché non ho riconosciuto che quel vuoto aveva cominciato ad allargarsi, quella ferita, proprio avendo detto di no a quel figlio che voleva nascere, ecco, finché non ho capito questo io non ho potuto guarire. E poi la guarigione è iniziata, è stata molto lenta, ma il giorno più bello della mia vita, e non pensavo di poter essere così felice, e invece poi lo sono stata altrettanto le altre tre volte successive, è stato il giorno in cui io ho partorito, data alla luce la mia prima figlia, perché è stato un momento nel quale mi sono davvero misurata con me stessa. Ho voluto partorire senza fare l'epidurale, con un parto naturale, con tutta la forza della mia fiducia nel fatto che una donna da millenni partoriva e che quindi avrei potuto partorire anch'io, e stringere e poi allattare al seno per la prima volta quella creatura, potendole dare tutto quello che avevo negato al suo fratellino che non avevo fatto nascere, mi ha dato una grande forza per ripartire, perché poi la guarigione completa da questo dramma è arrivata dopo. Io ho subito moltissimo le conseguenze dell'aborto, che infatti non chiamo interruzione volontaria di gravidanza perché mi sembra un eufemismo, mi sembra che la parola aborto sia abbastanza brutta per chiarire l'orrore di quello che ho commesso. E le conseguenze ci sono state sul mio fisico, perché ho sofferto di anoressia, bulimia, ansia, ma anche sulla mia maternità, perché per molto tempo, e a volte ci cado ancora, io sono stata una mamma che voleva mettere sotto il tappeto la polvere di quel dramma che si portava dietro, voleva essere perfetta agli occhi degli altri, molto capace e quindi esigente, e quindi molto dura. Sono stata una mamma molto dura e perfezionista con i miei figli, e gli ho fatto inconsciamente pagare questo diritto alla vita che avevo negato al loro fratello. Quindi successivamente, dopo aver riconosciuto questo peccato, averne parlato pubblicamente nel mio libro, averne parlato in giro per l'Italia continuamente, un altro momento bellissimo è stato quello in cui mi sono trovata in scena da sola a raccontare la storia di cinque donne. Oh. E che è proprio lo spettacolo che sto portando è infatti in giro adesso. È qui che poi ti avrei voluta portare, perché sì, avremo... vedi, mi devi interrompere perché parlo tantissimo. No, ma questo qua ti abbiamo invitata anche per questo motivo, perché di cose da raccontare ne hai tantissime.
Però questo è lo spettacolo che ti porterà live prossimamente. Sì. Dici pure perché vogliamo venirti a vedere. Allora, la prossima volta che lo metterò in scena è l'8 giugno, quindi tra pochissimo. Prima vado a Tolentino il 31 maggio per un festival che si chiama Divento Festival e poi l'8 giugno a Roma al Teatro Golden in una serata particolare organizzata appositamente perché delle persone che lo hanno visto volevano riproporlo a tutta una serie di altre persone, quindi hanno preso questo teatro per farmi andare in scena. Lo spettacolo è scritto da Francesca Zanni, si intitola Cinque donne del Sud e parte dal 1887 per arrivare ai giorni nostri, ad oggi. Con cinque donne, la prima è Crocefissa Gargiulo Fu Gaetano e di Scogna Miglio Caterina. La conosco ed è fantastica. Che parla con questo dialetto di Rocca d'Aspide, dove lei è nata, del 1887. Lei ha partorito 11 figlie, femmine, e l'ultima sua figlia poi sarà quella che continuerà a raccontare la storia, partendo per New York per cercare il padre. Lì partorirà un'altra figlia che si chiamerà Libertà, che è una che, siccome questa onda, la figlia di Crocifissa, sarà una delle prime suffragette, Libertà sarà invece una di quelle pazzerelle che abbiamo visto a Woodstock, una hippie con la sua corona di fiori, con il suo Aquarius che canta così. Partorirà a sua volta una bambina che chiamerà Mia, che però diventerà una yuppie, vivrà a Milano da bere, Milano dei primi anni 90. Poi Mia partorirà a sua volta un'altra figlia che si chiamerà Nirvana e che ci parlerà dei giovani. Ma questi nomi sono stupendi. Nomi sono stupendi semplicemente che perfetti. Sì, caratterizzano le epoche e ciascuna di loro parlerà appunto con l'accento geografico del luogo in cui si trova, quindi sarà un excursus nella storia con la S maiuscola attraverso la storia di ciascuna di queste donne con i cambi di costumi a vista. Un'ora e un quarto. Mi piace. Ti tutto piacerà, da vedere. Sono sicura che ti piacerà. Ci sarò e ne approfitto per invitare ovviamente tutti i nostri amici che ci stanno seguendo. Beatrice, il nostro tempo a disposizione sfortunatamente è volato. Passato velocemente da donna, mi sento però di dire una cosa in battuta finale a proposito, ecco, del tuo libro, Un cuore nuovo, lo ricordiamo. Sono certa che molte donne si riconosceranno in alcuni tratti di queste tue esperienze estremamente importanti. Ti ringrazio da parte di tutte perché dovremmo avere questa capacità di aprire la nostra vita per un confronto, una condivisione che vuol dire comunque crescita. Poi un giorno magari tornerai a trovarci e parliamo anche della parola perdono, però ce la voglio mettere in questa battuta finale perché credo sia veramente importante. E anche un'altra cosa, che sto sperimentando, dimmi se ti vibra, ma non è che tante volte le esperienze che facciamo anche con, ecco, un'entità che non è venuta, no, al mondo, però c'è stato un accordo. Perché io credo che sia stato un gran figlio e ti ha fatto fare un percorso eccezionale. Sono assolutamente d'accordo con te e penso che sia lui, a cui ho dato il nome di Matteo, il primo a dover ringraziare per la salvezza che mi è stata donata, perché certamente lui intercede per me. Nella maniera più assoluta ne sono certa. E mi ha perdonato. Oh, questo volevo sentir dire. Beatrice Fazzi, al salotto di Simona, grazie di cuore per essere stata con noi, verremo ad applaudirti in tutti i migliori teatri d'Italia. Grazie. E perché no, del mondo. Grazie. Alla prossima.